This is the end, beautiful friend. This is the end. Simbritel è un cittadino italiano ehm, dal 99, è nato in Marocco, è venuto in Italia come emigrante nel 1989, qui si è costruito una vita, eh, per venire in Italia ha interrotto i suoi studi universitari, si è costruito una vita, come dicevo, ci siamo, è mio marito, ci siamo sposati nel 95, una soprattutto mio marito è un musulmano praticante, per questo motivo io, lui ed io coltiviamo una, un progetto di traduzione di testi islamici dall'arabo in italiano che, pubblichiamo su un piccolo sito, che pubblicavamo anzi su un piccolo sito internet. Uso il passato perché il progetto prevedeva uno sviluppo che purtroppo non c'è stato. Per la vicenda che ha visto coinvolto mio marito. Eh, il sito a cui faceva riferimento è il sito Islamica. Eh, volevo domandarle eh, per quale motivo suo marito si è recato in Pakistan? Mio marito si è recato in Pakistan perché, come accennavo, questo progetto per noi era, era piuttosto, è piuttosto importante ancora, ci pensiamo ancora in effetti. E per riuscire a realizzare delle traduzioni, oltre che del tempo, ci vuole anche del denaro. E quindi eh, mio marito cercava un sostegno anche finanziario per poter ehm, procedere alla traduzione del tafsir di Bnukatir, che è un'esegesi del Corano, un'esegesi classica del Corano molto famosa. Per questo motivo, il, nel giugno del 2001... Eh, mio marito con in tasca un biglietto di andata e ritorno è partito da Bergamo, dove viviamo, per, um, per l'Iran come prima tappa. Aveva in programma un, un certo giro che poi purtroppo per i noti avvenimenti del settembre 2001 non è stato possibile eh, compiere, concludere. Anzi, eh, da quel punto in poi Cassini, nonostante tentasse di rientrare in Italia, incontrò delle gravi, delle gravi difficoltà perché la, la situazione in quell'area era di grande militarizzazione e da lì iniziarono, iniziarono anche tutti i suoi, i suoi, iniziò anche tutta questa storia, questa vicissitudine molto, molto pesante che ci ha cambiato la vita. Dal giorno dell'arresto, il 10 marzo 2002 al 25 maggio 2002, il giorno in cui suo marito è stato trasferito dal Pakistan al Marocco, lei e il resto della sua famiglia non ha, eh, non ha avuto notizie di, eh, di, di ciò che gli era successo, della, eh, di, di cosa fosse accaduto. Eh, volevo domandare se eh, fino a quando è durato questo silenzio, questa mancanza di informazioni, e in che modo è, si è, si è venuto a sapere di cosa era accaduto e cosa stava accadendo? Allora, il 10 marzo del 2002 Cassim si trova su un tassì, ha eh, il suo bagaglio e viene fermato in un posto di blocco. Questo tassì viene, viene fatto fermare e c'è da dire che da quel momento lui sparisce. In realtà, non si tratta di un vero e proprio arresto, perché questo arresto non è. Non è mai stato notificato, viene fermato. Gli si chiedono i documenti. Quando si vede il passaporto italiano, il poliziotto gli dice subito: ah, Questo passaporto è sicuramente falso. Ehm, lo portano via. E da quel momento Cassime è a tutti gli effetti uno, uno scomparso e rimane scomparso per me e per tutta la sua famiglia esattamente fino al momento del suo successivo rilascio. L'11 di, feb di febbraio del 2003. Quindi, per tutto questo periodo, lungo 11 mesi, nessuno della famiglia ha sue notizie. Io in questo periodo mi chiedo dove sia finito mio marito, che il quale mi telefona regolarmente. L'avevo sentito quello stesso giorno, eh, mi chiedo dove sia finito: capisco che gli è successo qualcosa, non riesco a avere informazioni di nessun genere e eh, saprò. Del, della sua rendition cioè del fatto che lui è stato trasportato su un aereo della CIA dal dal Pakistan al Marocco tra il 24 e il 25 di maggio del 2002 lo saprò solo al momento del suo rilascio. E sarà una notizia che mi lascia sconvolta. Chiedo a mio marito: ma come mai eh, ti hanno portato? Cioè, mi sembra un fatto impossibile a credersi che si sia preso un aereo per portare una persona che in fondo è una, norma... una persona normalissima, comunissima, portarla da, da Islamabad fino. A Rabà, dove poi verrà detenuto sempre in segreto, e detenuto nel centro, dei, nel, nel centro di Temara, che è la sede dell'intelligence marocchina, nella quale mio marito subisce mesi e mesi di pesanti torture che seguono quelle che ha già subito in Pakistan. Quindi ho 11 mesi, 11 mesi di assoluto blackout. Um. Quali sono state le dinamiche, ovvero come è avvenuta la liberazione di suo marito? Anche dunque, questa liberazione è avvenuta in un modo un po', come posso dire, può sembrare una, un racconto da film, nel senso che viene praticamente scaricato davanti alla porta di casa di sua madre la sera dell'11 febbraio 2003, che per noi musulmani era... Una, quel giorno era un giorno importante perché era una festa di Aid, avevamo terminato il Ramadan e quindi era la festa che si fa alla, il, giorno, il primo giorno in cui si mangia. La sera, appunto, quella sera, lui viene letteralmente scaricato: proprio l'ho già detto, come un pacco, eh, ha viaggiato sul fondo di una vettura, sempre con gli occhi bendati. E questa è una caratteristica che, che ritorna in tutte le detenzioni segrete. Comunque questo fatto di abbandonare le persone così non è la prima volta che lo sento raccontare. Altre persone che hanno subito rendition quando sono diventate scomode, che non si sa cosa farne perché non sono né da incriminare né vengono, vengono lasciate in qualche posto, eh, vengono abbandonate così. Insomma. Ecco, non è, questo avvenimento, questo fatto è un fatto che si è già verificato anche in altri, in altri casi. Eh, cosa può dirci del processo di suo marito del 2003 in seguito al quale è stato condannato a 12 anni, poi ridotti a 9 in appello? E quanto, ha influ quanto hanno influito sul... Eh, sul processo di suo marito e sul, sulla sua eh, seconda, seconda incarcerazione, eh, gli attentati di Casablanca del 16 maggio 2003? Allora, Cassim viene rilasciato l'11 febbraio 2003, come ho accennato, eh, viene rilasciato in condizioni psichiche e fisiche molto deteriorate. Mio marito era un uomo che in quel momento, io lo so perché l'ho raggiunto subito, dall'Italia, l'ho raggiunto immediatamente. In quel momento mio marito era un uomo che non era in condizione di fare una passeggiata, che quando uscivamo mi chiedeva sempre dove andiamo, ma possiamo andare qui, ma possiamo andare là, perché era, era la detenzione che aveva subito, che era stata in assoluto isolamento, con interrogatori continui. L'aveva prostrato in un, modo, in un modo incredibile. Era, un, era libero? però nello stesso tempo eh, la polizia marocchina, i servizi marocchini avevano, non gli avevano restituito i documenti. Quindi mio marito si trovava nella strana condizione di poter uscire, cosa che non faceva da un sacco di tempo, di vedere la luce, di poter muoversi, ma nello stesso tempo in difficoltà per rientrare in Italia, cosa che aveva pensato di risolvere appunto rivolgendosi all'ambasciata italiana eh, di Rabat. A quel punto eh, lui ed io abbiamo avuto bisogno di tempo perché, come, come dico, Cassin non era in condizioni nemmeno eh, di viaggiare, anche perché la Destè, comunque la, i servizi marocchini lo pressavano da vicino, almeno una volta alla settimana lo chiamavano al telefono, eh, gli chiedevano di uscire per un, per un colloquio perché lo avrebbero voluto i loro collaboratore in Italia. Eh, mio marito. A quel punto, dopo, dopo si è ripreso piano piano, e quando è stato pronto per, per il rientro in Italia e ha avuto assicurazione dall'ambasciata marocchina che gli avrebbero rilasciato questo documento di viaggio, si, si prepara per la partenza. Si prepara per la partenza perché? Perché noi avevamo chiesto all'ambasciata italiana di accompagnarci in aeroporto. In Marocco, qualunque ingresso viene. Ehm, Qualunque ingresso viene registrato, qualunque ingresso e qualunque uscita nel paese. Mio marito in realtà non era mai entrato in Marocco, essendo entrato in quel modo eh, col volo della CIA illegalmente. Eh, quindi era molto preoccupato di non poter uscire dal Marocco. A quel punto eh, abbiamo insistito moltissimo con la nostra ambasciata perché ci accompagnasse in aeroporto, ci è stato rifiutato. Kassim ha pensato fosse più semplice passare la frontiera via Terra a Mediglia, che è l'enclave spagnola in Marocco. Quindi io avevo già il biglietto di rientro in aereo. Eh, mio marito mi, mi disse vado solo fino alla frontiera e la passo. E era il, giorno, il giorno in cui lui cercò di passare era proprio il 16 eh, di maggio, intorno a Luna, all'ora di pranzo. Non erano ancora gli attentati, non erano ancora avvenuti, ma sicuramente c'erano degli allarmi. Tempo dopo ho saputo che le frontiere erano abbastanza erano bloccate in quel momento. Mio marito comunque viene fermato un'altra volta, eh, di nuovo non viene comunicato nulla, rimane in attesa e poi viene portato via e risbattuto ancora a Temara, ancora prima che, che si verifichino questi attentati, mentre il processo avviene. E qui torno alla sua domanda: il processo avviene nel momento in cui si, stavano, si iniziavano a fare i processi a tutti gli islamisti che erano stati fermati in quel periodo. E parliamo di migliaia di persone. Tant'è vero che questo periodo. Questo periodo della storia marocchina e i processi che ne sono seguiti è ancora citato nelle, nei rapporti annuali delle organizzazioni dei diritti umani. Anche quest'anno si accenna ancora, ho visto eh, è uscito recentissimamente il rapporto di Human Rights, e vedo che ancora si fa riferimento a questi casi e a questi processi. Quindi il processo avviene in un, in un tribunale dove la stessa Corte giudica. Più processi, celebra più processi nello stesso giorno, conducendoli tutti a sentenza nella stessa giornata, combinando pene eh, pesantissime. Casimà 15 anni la prima, al primo processo e quel giorno, mi ricordo benissimo, era un venerdì, vengono Innanzitutto il processo dura pochissimo, vengono rifiutati tutti i documenti ehm, che potevano essere a discarico dell'imputato. Infatti eh, fra questi documenti voglio, voglio dire che c'erano ad esempio delle denunce ufficiali che io ho presentato presso le autorità marocchine per la scomparsa di mio marito, perché in questo periodo non ero stata con le mani in mano. Perché di nuovo il processo, l'arresto il, illegale di mio marito a, a Melilla non è seguito da una formalizzazione dell'arresto, ma è seguito da altri quattro mesi di sparizione. Questo forse prima non l'abbiamo detto. È seguito da altri quattro mesi di sparizione. Durante questi quattro mesi ehm, io cerco mio marito eh, continuamente, lo cerco sia... In Italia facendo le denunce quando rientrerò in Italia, facendo le denunce eh, presso la Farnesina che vengono seguite dal nostro avvocato, dall'avvocatessa Francesca Longhi, sia mentre sono in Marocco recandomi direttamente anche dal procuratore di Casablanca, dal ministro eh, di giustizia per avere per reclamare mio marito perché io avevo la certezza che mio marito fosse stato portato di nuovo a Temara. E Cassin, qui sparisce dal 16 di maggio al 16 settembre, al 16 settembre compare improvvisamente come sbucato dal nulla in un carcere eh, marocchino che è il carcere di Salé accusato di eh, associazione sovversiva e tenuta di riunioni non autorizzate. Se permette vorrei dire qualcosa anche su questa imputazione. Questa imputazione è un'imputazione standard. Cioè in Marocco tutte le persone arrestate in quel periodo, ma anche arrestate adesso, sono sempre, eh, hanno sempre questo capo di imputazione è uguale per, per diverse migliaia di persone questo capo di imputazione. Ad esempio il marito viene accusato di associazione sovversiva, poi in realtà verrà giudicato da solo. E come dicevo, con un processo velocissimo nel quale anche l'avvocato è, è impossibilitato a lavorare. Andrà un pochino meglio nel secondo processo in appello, dove l'avvocato farà di tutto per contrastare un giudizio che pare già, già deciso anche lì. Però otterremo appunto un abbassamento della pena, ma non di sicuro nel riconoscimento della verità. La verità sta nel fatto che mio marito non aveva rapporti in Marocco, vive, qui, vive in Italia dal 1989 e gli unici rapporti che ha in Marocco sono quelli con la, con la sua famiglia di origine, infatti non anche gli stessi. La stessa Corte marocchina, lo stesso procuratore non presenterà nessun testimone contro mio marito. Quali sono state le conclusioni della Commissione del Parlamento europeo sui voli segreti della CIA eh, riguardo al caso di suo marito? La commissione TDP che ha lavorato per più di un anno sui casi delle rendition, ha per prima cosa eh, certificato il, il volo che mio marito ha preso, Infa, eh, ha preso il volo sul quale è stato trasportato come un pacco. Al, nel, nel settembre del 2006, la nostra avvocatessa Francesca Longhi ha deposto presso la, la commissione e in un, in un colloquio con, i, con la Commissione al completo ha sviscerato tutta la, la vicenda di mio marito. Da, dal canto suo i membri della Commissione avevano già a loro disposizione il piano, di volo, il piano del volo che ha portato mio marito da Islamabad a Rabat e corrispondeva esattamente questo piano di volo con le dichiarazioni che eh, mio marito appena libero aveva pensato bene di scrivere raccontando tutta la sua storia e dichiarazione che io avevo poi depositato presso lo stesso avvocato Longhi in tempi nei quali ancora non si parlava di, di straordinari rendition. Quindi la commissione, ehm, grazie anche agli atti di una dell'indagine alla quale noi eravamo stati sottoposti, che si chiuse giusto alla fine di settembre del 2006 con un'archiviazione, lo voglio ricordare, un'indagine che non ha mai dato luogo a nessun provvedimento eh, restrittivo e quindi né a nessun processo, un'archiviazione assolutamente, eh, direi, illuminante rispetto, rispetto all'accusa di, di appartenenza ad associazioni sovversive dagli atti di questa indagine si rilevava anche come eh, il, lo Stato italiano fosse al corrente di quanto stava avvenendo a, a mio marito e che la collaborazione fra le, le rispettive polizie marocchina e italiana era una cosa assolutamente acclarata. Alla luce di questi fatti la Commissione del Parlamento europeo, oltre che eh, richiamare l'Italia al rispetto eh, dei diritti di un suo cittadino la, eh, invita anche l'Italia con forza, lo, il invita il governo italiano ad attivarsi con passi concreti per portare in Italia libero il suo cittadino Abuel Cassin Britel. Recentemente Ezio Locatelli e Tande Zulueta si sono recati, da, ehm, si sono recati eh, in visita da suo marito. È cominciata solo recentemente, eh, possiamo dire, una qualche forma di attenzione da parte della politica eh, nostrana verso, nel, nel suo caso eh, riguarda, riguardante questo, eh, questo evento. Um, volevo domandarle che contatti ha avuto e che risposte uh, ha ottenuto, uh, di che tipo anche in questi, in questi anni dalle autorità mh, politiche, dalla nostra diplomazia e anche che, che contatti ha avuto e che rapporti uh, che risposte ha ottenuto dalle organizzazioni per, per la tutela dei diritti umani come Amnesty International o, o altre organizzazioni non governative. Vorrei dire che io ho iniziato un percorso, dopo la seconda sparizione di mio marito, eh, un percorso lunghissimo e sempre, sempre in salita. Dal, dal 16 maggio del 2003 eh, la cosa a cui ho sempre teso è stata innanzitutto di ristabilire la verità sulla personalità di mio marito perché mio marito è una persona molto equilibrata, ehm, una persona che sicuramente ha cercato di costruire anche nella sua vita in Italia, ha cercato di, di costruire, di, di capire il paese che ha scelto come, come suo paese. Mio marito era, era ed è ancora orgoglioso della sua cittadinanza italiana. E qui e, anche per me questo percorso è stato molto difficile perché eh, mi sono scontrata con fatti che erano molto lontani da tutto ciò nel quale io ho sempre creduto. Venendo da un paese, essendo cresciuta in questo paese, eh, mi aspettavo che i diritti fondamentali fossero, fossero rispettati. E così all'inizio mi sono rivolta alle nostre autorità veramente con, eh, con il massimo del rispetto, ma anche con moltissime aspettative che mi venivano dal fatto di, di pensare ad un Paese civile, democratico, a un Paese anche progredito. Purtroppo devo dire che i diritti, dopo questa esperienza, devo dire che i diritti non sono uguali per tutti. Io ho cominciato il mio percorso scrivendo e rivolgendomi appunto da un lato allo Stato marocchino che mi aveva fatto sparire il marito per una seconda volta, dall'altro rivolgendomi allo Stato italiano. Devo dire che i rapporti con la Farnesina sono rapporti difficilissimi per, il fam per un familiare ehm, di una persona con problemi perché non, semplicemente non rispondono, non rispondono al familiare, non rispondono all'avvocato. Anche la nostra ambasciata per lungo tempo ha incontrato delle vere difficoltà ad occuparsi del caso e non ho mai capito se era perché non avevano disposizioni più chiare dall'Italia o per altri motivi. Comunque ehm, in questo percorso, dicevo, sono partita scrivendo, facendomi, andando a bussare veramente alle porte. Dal, da quando mio marito è ricomparso, sono stata in Marocco ogni tre mesi e ogni volta ho, io ho degli itinerari precisi durante i quali mi, mi presento al Ministero di Giustizia, mi presento alle organizzazioni dei diritti umani marocchine, mi presento alla nostra ambasciata sempre per, per perorare la causa di, di mio marito per quanto riguarda invece le organizzazioni internazionali fin da subito mi sono rivolta sia ad amnesty international che a human rights watch ma il primo aiuto veramente fondamentale per la nostra situazione l'ho avuto dalla Fede Ash che è una federazione di associazioni dei diritti umani che fu la prima ad, ad entrare in Marocco nel momento degli arresti di massa del 2003. Già all'inizio del 2004 la Fede Ash inserisce la storia di mio marito nel suo rapporto annuale perché si rende conto che ehm, pardon, non è il rapporto annuale, ma è, il, è un rapporto specifico sulla, mh, sullo stato dei diritti umani in Marocco a seguito degli attentati di Casablanca, eh, inserisce questa storia e la, e la indica come una storia esemplare di collaborazione fra le polizie. Per quanto riguarda la politica, eh, il discorso è molto più complesso. Eh, I primi politici che ho incontrato sono stati gli onorevoli della, della commissione TDP e in particolare eh, gli onorevoli italiani eh, Fava, eh, Chiesa e Catania, che si sono eh, dimostrati molto, molto sensibili al caso. Venendo invece ai ai politici del nostro Parlamento ho avuto un contatto dopo la, dopo la commissione TDP con l'onorevole Ezio Locatelli di Rifondazione Comunista, il quale si è l'onorevole eletto nella, a Bergamo. Conosciuta questa storia, lui stesso mi ha contattato perché gli pareva un'inaudita un violazione dei diritti umani. E da allora ha cominciato a lavorare sul caso presentando già alla fine, presentando alla fine del 2006 una prima interrogazione parlamentare che poi fu, fu sottoscritta anche da diversi altri eh, parlamentari. Questa, in questa interrogazione parlamentare si ribadivano le, co, le conclusioni, non erano ancora votate, però si conosceva già la conclusione della TDP. Ehm, la bozza di risoluzione eh, si riprendeva appunto la richiesta di intervenire molto velocemente per favorire la liberazione di Cassim Britel da lì eh, non succedendo nulla nonostante la risposta del sottosegretario alla giustizia Ligotti che garantì all'epoca un un impegno fattivo del nostro governo, nulla successe. È Tant'è vero che io andai in Marocco e mi resi conto che lo stesso ambasciatore non, non aveva ricevuto eh, indicazioni per un diverso atteggiamento nei confronti dello Stato marocchino. Lo intuì dalla conversazione che ebbiamo in quell'occasione, in, quell in quel viaggio. Non succedendo nulla, nella primavera. L'onorevole Locatelli pensò di andare a vedere di persona qual era la situazione di mio marito e organizzò un primo viaggio in Marocco. Ma non fu, si trattò semplicemente di una visita a mio marito. Prima di partire furono raccolte, mh, si preparò una domanda di grazia rivolta al, al re del Marocco Mohammed VI, firmata da un numero veramente notevole di parlamentari sia italiani che europei, perché in tutto si raccolse un centinaio di firme e questa quindi fu una missione ufficiale, si può dire, perché furono i parlamentari che all'epoca andarono, che furono oltre a Locatelli, eh, Ali Rashid e Poletti, furono ricevuti i parlamentari da diversi, dai ministri da Ministri Marocchini e ebbero un'accoglienza molto cordiale, alla quale però non seguirono ancora eh, fatti. Um, riguardo a questo vorrei dire che le nostre aspettative a quel punto erano molto alte perché Ovviamente eh, il fatto che si fossero mossi appunto, i parlamentari, che ci fossero stati questi incontri ufficiali andati così bene, ci facevano ben sperare per una rapida soluzione. Invece è passato un altro anno e ancora mio marito si trova, si trova in carcere. Durante questo anno ci sono state innumerevoli situazioni nelle quali potevamo aspettare delle grazie. Io vorrei dire due parole anche rispetto alla grazia, perché, eh, per la grazia, perché si chiede una grazia. In Marocco non esiste l'Istituto della Revisione del Processo. L'Avvocatessa Longhi ha più volte, eh, si è più volte interessata per verificare con il nostro avvocato marocchino, il, Mohamed Sebar, che è, un, è il presidente di un'altra associazione dei diritti umani in Marocco, il Forum pour la Verità e la Giustizia. Si è interessata più volte per verificare se ci fosse stato qualcosa d'altro che avessimo potuto esperire per far rivedere questo processo, per comunque ehm, far riconoscere ai marocchini tutte le evidenze che erano venute alla luce nel frattempo. Purtroppo in Marocco. L'istituto della revisione del processo non esiste, tant'è vero che eh, questa grazia eh, viene definita in un articolo del dicembre scorso da Claudio Gatti su Sole 24 ore, viene definita come grazia riparatoria. Perché è l'unica forma con la quale noi possiamo ottenere la liberazione di mio marito e non sappiamo comunque se il re ha, abbia o meno intenzione eh, di concederla. Dicevamo che nel corso del 2007 ci sono state più occasioni anche di grande serenità in, per la famiglia reale: nel senso che la nascita di una, di, una, di una figlia, della seconda figlia, del primo maschietto della figlia del re, ha dato origine ad un numero di grazie davvero impressionante. Purtroppo mio marito è rimasto ancora, ancora lì, tant'è vero che in assenza di risposte concrete da parte eh, del nostro governo, che ci tengo a sottolineare eh, in risposta a lettere mie dell'avvocato manda sempre la stessa lettera. Con, eh, manda sempre la stessa lettera che è una lettera burocratica. Anche in risposta ad una lettera che mio marito ritenne di scrivere l'anno scorso, quando non, quando non arrivò la grazia, scrisse una lettera molto, molto sentita nella quale si comprendeva quale sofferenza lui stia passando, non solo per le dure condizioni del carcere marocchino, che sono veramente a volte molto pesanti ma proprio per il fatto di essere innocente, riconosciuto innocente oramai anche pubblicamente, senza ombra di dubbio, e di dover continuare a, a subire questa restrizione, questa restrizione in carcere, lontano dalla sua vita e dai suoi affetti più cari. Eh, anche di fronte a questa lettera che fu inviata al, al Presidente della Repubblica e ai nostri, ai nostri ministri, e anche lì noi ricevemmo solo delle risposte delle risposte burocratiche e nessuna diretta tra l'altro a lui in carcere. Lo allora, dicevo in tutto il 2007 abbiamo riscontrato sostanzialmente un'assenza della politica italiana, anche se eh, alcuni gli attori che ho già citato prima hanno continuato a muoversi, ci sono state non so c'è stata nella primavera scorsa una conferenza a Roma con la partecipazione di Fava e con eh, sempre eh, Poletti e Locatelli, eh, anche lì parole estremamente chiare, però non ripresa neanche dai, dai media. Ci sono, stati, ci sono state una serie di, di prese di posizione, però direi sempre da parte degli stessi, degli stessi attori, come dicevo prima. Tant'è vero che a novembre del... 2007 mio marito eh, ed io siamo giunti alla conclusione che occorreva un'azione più, più decisa. Io mi ero preoccupata l'anno scorso di aprire un sito per raccontare la storia e vi avevo pubblicato anche i documenti in assenza di organi di informazione che facessero questo lavoro. Eh, che facessero questo lavoro quindi avevo messo ho messo a disposizione tutta la nostra storia e, e parte di questi documenti originali continuando a perdurare il silenzio a novembre il 16 novembre 2007 mio marito ha intrapreso uno sciopero della fame che ha durato eh, 53 giorni e che l'ha ridotto in condizioni veramente penosissime a questo punto ehm, L'onorevole Locatelli ha pensato di organizzare un altro viaggio perché è sinceramente preoccupato delle condizioni di salute di Cassim e quindi eh, si è interessato con i suoi colleghi parlamentari e l'onorevole Zuloeta ha accolto l'invito e sono andati insieme a trovarlo. L'hanno trovato veramente molto molto provato, e, mh, anche se molto lucido perché... Mh, il suo scopo, lo scopo di questa sua protesta era per lui e per me molto chiaro, ed è quello della liberazione, del ritorno a casa. Eh, non si può dire a un uomo che dal, che dal 2002 eh, patisce violenze molto pesanti, molto continuate, e che continuano ancora purtroppo. Perché durante lo sciopero della fame mio marito è stato trasferito in un carcere. Nel carcere, è stato trasferito nel carcere di Ucasha che è il carcere più grande del Marocco dove per tutta una serie di motivi non, non gli sono garantiti neanche dei diritti minimi e quindi lui ha visto anche un peggioramento notevole delle sue condizioni di detenzione. Eh, oltre a una grande responsabilità della politica e della, e della diplomazia del nostro Paese, c'è indubbiamente secondo me una fortissima responsabilità da parte della stampa, eh, la stampa e i principali media nazionali che hanno trascurato e non, e non hanno voluto affrontare l'argomento, a differenza di, eh, di un paese come la Spagna, che invece è il, pa il paese, un giornale di importanza nazionale, si è occupato del caso di suo marito. Eh, da noi ci sono state delle eccezioni, come il Diario, il, Sole 24 ore, il Manifesto e Carta, che hanno eh, affrontato il, il caso di suo marito. Eh, noi conosciamo le Extraordinary Rendition in Italia anche per un altro caso, il caso di Abu Omar, che, era un, che, era, che è un personaggio che era stato sottoposto a Extraordinary Rendition anche su sospetti di legami con, eh, con, il, fondamentalismo, con il fondamentalismo islamico. Eh, il fatto che eh, in modo più o meno dettagliato, approfondito, eh, l'informazione del nostro paese, i grandi media del nostro paese, hanno affrontato in modo eh, appunto dettagliato o meno il caso di Abu Omar e non quello di, eh, di suo marito. Può essere legato in qualche modo al fatto che c'è una componente o una scuola di pensiero, possiamo chiamarla così, eh, nell'informazione che eh, vuole presentare l'Extraordinary Rendition come un male minore sotto un certo aspetto, secondo lei? O ci sono altri motivi per questo silenzio, per questa disattenzione della grande stampa, per così dire? Sicuramente questa scuola di pensiero esiste, lo penso anch'io, perché mh, ho sentito spesso anche da persone insospettabili eh, trattare questo argomento quasi mh, come una necessità, il. il, il il non rispettare le stesse norme che noi ci siamo dati per la convivenza civile, per, la, per il rispetto dell'essere umano, viene quasi considerato una necessità e giustificata col fatto che questo aiuterebbe a salvare delle vite umane. Io non credo che una sola vita umana sia stata salvata da, da, simili, da simili procedure. Oltre a questa scuola di pensiero, direi che nel caso di mio marito, eh, se è facile parlare del caso di Abu Omar, perché eh, nel caso di Abu Omar anche la stessa Commissione europea lo scrive nella sua risoluzione, Abu Omar è, una perso è un personaggio che se fosse riportato in Italia sarebbe sottoposto oggi a restrizioni a processo. Eh, nel caso di mio marito non si può dire la stessa cosa. Purtroppo mio marito fu additato a suo tempo. Ehm, come un pericoloso terrorista. Ricordo che mentre mio marito era scomparso alla frontiera di Beb Mediglia, pochi giorni dopo, eh, il Corriere della Sera pubblicò un articolo nel quale eh, accusò mio marito di, essere, di aver partecipato ai tragici fatti avvenuti in Marocco. Questa. Questa posizione non fu mai, non fu mai smentita eh, apertamente dal, dal Corriere e sulla stessa lunghezza d'onda sono gli altri, grandi, gli altri grandi quotidiani che pur non avendo eh, scritto di lui cose così pesanti. Hanno ritenuto di tacere su questa vicenda e continuano a tacere. E direi che questo silenzio a questo punto è colpevole perché ehm, una, un pronunciamento deciso della stampa aiuterebbe senz'altro a, a far crescere quella consapevolezza nell'opinione pubblica che nei confronti di Abul Kassim-Britel sono state operate delle violazioni, messa in pratica delle violazioni gravissime che nessuno dovrebbe mai, mai subire. Il mancato sostegno dei media quindi eh, comporta che questa, tra, che questa situazione si trascini. Io ho recentemente promosso in internet una petizione a favore di mio marito e la raccolta di firme prosegue con una lentezza addirittura esasperante. Non va bene, non va bene perché manca questa consapevolezza che, che quest'uomo ha, ha veramente subito quello che io ho appena raccontato molto brevemente, tra l'altro, perché eh, è anche difficile dire di sei anni, di una, di una vicenda così lunga, eh, così complessa. È molto difficile anche raccontarlo, insomma, rendere quello che Cassima che ha passato, che ha passato in questi anni è, è faticoso anche è faticoso anche per me, perché io che vedo mio marito ogni tre mesi e ho, se, sento, sento molto bene quale sia, quale sia il, il dolore e la sofferenza che gli, che gli sono toccati, che lo toccano continuamente e che toccano anche me che sono stata privata comunque della, della mia vita familiare da, da così tanto tempo. Ecco, ritornando ai media vorrei dire che vedo spesso notizie di poca, di, poca, di scarsa entità, notizie che in fondo eh, non cambiano la vita a nessuno. E che noi le sappiamo, che non le sappiamo, è assolutamente la stessa cosa. Mentre tacere su, su fatti di questa gravità, credo che voglia dire condividere alla fine, rendersi corresponsabili delle, delle violazioni dei diritti umani. Parlare di diritti umani è molto di moda, però in realtà eh, se ne è di moda e va bene per gli europei. Non è più di moda quando questi diritti umani riguardano cittadini di altri paesi e in questo ricomprendo anche, anche la mancanza di cibo, la mancanza di... la, la non possibilità di istruirsi per i bambini dei paesi, di, di paesi poveri o, cose di, o di paesi in guerra e cose di questo genere. Cioè i diritti che noi qui... Eh, difendiamo e che riteniamo che ci siano ci siano dovuti dovrebbero essere dovuti all'umanità intera this is the end, My only friend, the end of our elaborate lives, the end of.